La regione toscana si muove in aiuto di tutte quelle attività economiche colpite dalla crisi dovuta alle chiusure imposte per arginare il contagio da Covid. In un momento critico per l'economia e l'occupazione della Toscana, penalizzate dall'impatto dell'epidemia di coronavirus, la regione toscana ha deciso di aiutare attraverso bandi specifici il mondo della somministrazione di cibi e bevande, antinfieristici, operatori del turismo, taxi, NCC, spettacoli viaggianti, ambulanti, centri sportivi, cultura e spettacolo. L'obiettivo della regione non è solo quello di sostenere queste attività che hanno avuto gravi perdite durante i mesi di lockdown attraverso ristori, ma anche aiutare tutte quelle imprese che vogliono investire per ripartire. Sono oltre 400 i milioni messi in campo dalla regione per innovazione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione e start-up. L'ultimo bando in ordine di tempo è quello rivolto a bar, ristoranti, ma anche a locali da ballo, catering e pasticcerie, dove la regione con 20 milioni di euro darà un ristoro da 2005 a chi ha avuto un calo di almeno il 40% del fatturato, bonus che verrà erogato attraverso una graduatoria dove le nuove domande saranno classificate secondo il criterio di diminuzione delle entrate. Era giusto che questi 2.500 euro a chi ha avuto un documentato calo di fatturato, decideremo insieme in giunta se sarà un calo del 40 o del 50%, possa accedere a un bando che i primi giorni dell'anno diventerà materialmente conoscibile e tutti ci potranno, con la loro documentazione accedere. Ci sarà una graduatoria immediata, sistemata dal computer, che farà l'elenco, in ordine decrescente di diminuzione di fatturato. Quindi lo prenderanno sicuramente coloro che hanno avuto il maggior danno in questa fase. E si aggiunge sostanzialmente al provvedimento del governo che ha annunciato ulteriori ristori, proprio a significare che quel di più che noi possiamo concedere a questo settore, che nella dinamica dei colori ha avuto la maggiore difficoltà, un intervento appunto solidale. Fondi che saranno a erogazione immediata. Sono a erogazione immediata, non appena la graduatoria sarà pubblicata e in quel momento, se la documentazione è stata presentata è appunto conforme, con l'approvazione della graduatoria c'è anche la liquidazione del contributo. Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria Confcommercio Toscana e Confesercenti Toscana. È una misura utilissima perché intanto è stato individuato un settore tra i più colpiti, quello della ristorazione e della somministrazione in generale, e poi soprattutto perché la Regione ha accolto la nostra richiesta di scongiurare il click day che avrebbe visto assegnare queste risorse ai più veloci, ai più smart, quelli col commercialista più scaltro, piuttosto che a chi ne ha più bisogno. È un segno importante che noi come associazioni siamo qui perché testimonia, come dire, la necessità in questo momento particolare e difficile, ancora di più, di fare sintesi tra le associazioni e gli enti locali, ed è l'ora non tanto di cercare il pugno in aria o il titolo sui giornali, ma stare insieme, collaborare tra associazioni, spingere sugli enti locali, perché dobbiamo riuscire a tamponare il più possibile in attesa di un rilancio. L'assessore regionale all'economia Leonardo Marras ha anche annunciato un nuovo bando specifico per giostrai e ambulanti di fiere e mercati turistici, anche per loro 2.500 euro. Questo bando sarà pubblicato a gennaio, subito dopo l'Epifania, come quello per i bar e i ristoranti. Altre misure specifiche sono stati gli 8 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione a beneficio di operatori turistici, tassisti e NCC che tra maggio ed agosto scorsi, per via del lockdown a seguito dell'emergenza sanitaria, avevano perso almeno un terzo del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poi i contributi a fondo perduto per gli enti fieristici che tra febbraio ed agosto 2020 hanno visto diminuire di almeno un terzo i loro fatturati rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Ma la parte più significativa, la Regione giustamente l'ha riversata verso gli investimenti. Noi non possiamo pensare di tenere questa situazione così grave semplicemente stornando risorse a tappare una buca. Noi dobbiamo provare a ripartire e i 115 milioni di contributo per investimenti
i 10 milioni di contributo per la microinnovazione, 50 milioni di contributo per ricerca e sviluppo, i 3 milioni per l'internazionalizzazione e i 2 milioni e mezzo per la creazione di start-up sono il complesso dei bandi che abbiamo messo a disposizione, risorse che sono già in corso di liquidazione per provare ad investire. Questo complesso di iniziativa garantisce quindi un movimento di investimenti che è più del doppio della cifra messa in campo, quindi più di 400 milioni di euro di investimenti, che è un niente rispetto a quello che sta avvenendo, ma è che è l'operazione più grande che la Regione Toscana nei 50 anni che esiste abbia fatto nella sua storia. Quindi non solo ristori, ma è importante investire per creare un futuro alle imprese toscane. Si prevede, ha detto Marras, infatti, che il 2020 chiuda con un 10% di perdite e quindi mancheranno alle imprese e alle famiglie toscane 12 miliardi di euro. Noi abbiamo un sistema economico che in un anno produce un valore di ricchezza intorno a 120 miliardi. Si prevede che il 2020 chiuda con un circa meno 10, quindi mancheranno alle imprese toscane, alle famiglie e alle imprese toscane 12 miliardi di valore. E questo non può essere ricostruito con provvedimenti di ristoro, deve essere ricostruito con la capacità del sistema di aiutare il mondo del lavoro, chi lo sta perdendo o chi non ha sufficiente capacità di reddito per il sostentamento. Si fa cercando di ricostruire la possibilità alle imprese di vivere nel mercato e di accedere al credito, si fa cercando di riproporre una fase di investimenti che sia non solo privata, con la possibilità, appunto, come è fatto anche in Toscana, di recuperare su quel fronte, ma anche attraverso gli investimenti pubblici che consentono di mettere a disposizione subito risorse per il mercato locale, ma anche per migliorare e modernizzare il sistema infrastrutturale perché si possa beneficiare di un contesto rinnovato e migliore nella fase in cui si riprende. Ma quali sono le misure che la Regione Toscana ha in programma per il 2021? L'Unione Europea ha messo a disposizione dell'Italia 208 miliardi che servono proprio a questo, a intervenire rapidamente nei prossimi 3 anni perché attraverso quelle risorse si possa modernare il Paese e far riprendere a correre l'economia. E attorno a questo ci saranno anche misure non solo dirette del recovery gestite dalla Regione, ma anche risorse della Regione che derivano direttamente dalla Commissione europea, dall'Unione europea, e sono i fondi strutturali. È una discussione che in Regione è già partita, il quadro strategico del periodo comunitario 2021-2027 è il documento su cui si riuscirà a definire questo contributo. Io sono convinto che attraverso l'uso di queste risorse riusciremo a dare una mano, mirandole, le misure, al sistema economico e produttivo della Toscana perché possa trovare soluzioni per la ripresa.